8 luglio 1497, Vasco da Gama salpa alla volta dell'India. Primo europeo a raggiungere il subcontinente passando per l'Oceano Atlantico, l'esploratore portoghese veleggiò al timone della nave ammiraglia San Gabriel con 150 uomini a bordo. Alla spedizione parteciparono anche la Santa Fe e una terza nave, San Rafael. Dopo aver circumnavigato il Capo di Buona Speranza, sbarcò prima a Mombasa, poi a Malindi, dove il sultano gli mise a disposizione un esperto navigatore che li aiutò ad arrivare fino al Kerala. L'arrivo a Calicut, nella regione del Malabar, sulla costa sud-occidentale indiana, avvenne il 20 maggio 1498. Erano trascorsi quasi 11 mesi dalla partenza. Dopo aver trattato con mercanti locali l'acquisto di spezie, legname e pietre preziose, offrì una nuova soluzione al problema delle vie commerciali tra Europa e Asia, fino a quel momento particolarmente lente e costose. Il re portoghese Manuel I fu il primo a sfruttare i vantaggi del successo del grande navigatore, sfidando la concorrenza con la Castiglia e soprattutto con i veneziani, incontrastati leader del controllo sul commercio di spezie orientali. La scoperta della via marittima per l'India è anche il cuore del poema epico più importante della letteratura portoghese, I Lusiadi, che attraverso l'eroe protagonista, da Gama appunto, crea la narrazione del coraggio di un intero popolo e delle sue esaltanti avventure alla conquista dei mari.